Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. La settimana scorsa abbiamo cominciato a parlare del Mega Dungeon e man mano che scrivevo quel video mi sono reso conto che l'argomento è molto più vasto di quello che mi aspettavo e che sicuramente non si poteva concludere tutto con un video. Quindi questa settimana continuiamo a parlare di Mega Dungeon e molto probabilmente nei prossimi mesi vedrete anche qualche altro video. Adesso non ho ancora finito di scriverli, ma comincio già a dirvi che non esauriremo l'argomento questa settimana. Prima però di passare agli aspetti più tecnici ed esoterici del mastering di un Mega Dungeon, è il caso di partire con un discorso un attimo più generale, cioè quello del perché ambientare una campagna all'interno di un Mega Dungeon o anche solo inserire un Mega Dungeon all'interno di una campagna già esistente o che state progettando. Ovviamente ci sono tantissime possibili trame, quest e motivazioni che potete ambientare in un Mega Dungeon. Questa settimana cominciamo a vedere quelle che sono probabilmente le più semplici e le più facili da introdurre, indipendentemente da qual è l'ambientazione che state utilizzando. Prima di cominciare, però, meglio fare due premesse. La prima è che, come ho detto, questo è il secondo video di una serie e se non avete visto il primo e non sapete cos'è un Mega Dungeon, non capirete nulla di quello che vi è detto questa settimana. Quindi vi lascio qui il video precedente. Se ve lo siete perso, andate a rivedervelo prima di tornare qui. Questo è una cosa a vostro vantaggio. La seconda è che nel video scorso ho fatto qualche citazione, ma poi rivedendolo mi sono reso conto che non l'ho mai detto chiaramente. Allora, il Mega Dungeon è un trope fondamentale del fantasy, soprattutto del gioco di ruolo fantasy e nello specifico di tutti quei giochi alla Dungeons & Dragons o che discendono da quella specifica linea di giochi di combattimento al chiuso. Questo però non vuol dire che quelli siano gli unici modi in cui si possa usare un Mega Dungeon. Un Mega Dungeon potrebbe esistere in qualsiasi tipo di ambientazione fantasy, ma non solo, non c'è un motivo per cui voi non possiate introdurre un Mega Dungeon nella fantascienza. Anzi, se pensate all'ambientazione di Fallout di cui abbiamo fatto qui sul canale un'intera serie di gameplay, i vault di Fallout non sono altro che mega dungeon fantascientifici. E per chi conosce l'ambientazione di Warhammer 40.000, gli agglomerati di astronavi fuse tra di loro, chiamate Space Hulk, non sono altro che Mega Dungeon nello spazio, e si potrebbero fare tonnellate di altre citazioni, di sobborghi labirintici di Coruscant o Trantor, a seconda di qual è il vostro franchise preferito, sono molto spesso descritti come un Mega Dungeon. Va da sé però che la maggior parte degli esempi riguardano il fantasy, e quindi io in questi video cercherò di concentrarmi più sul fantasy che su altro. Non lasciatevi però limitare da quello che io farò come esempio, la maggior parte di queste idee possono essere riadattate. Chiarito questo, non perdiamo altro tempo, di roba a dire ne abbiamo un sacco, quindi andiamo a vedere perché tu dovresti andare nel Mega Dungeon. La motivazione probabilmente più banale di tutte è la pura e semplice esplorazione. I Mega Dungeon sono strutture enormi e labirintiche, quindi è del tutto normale che sia estremamente difficile averne una mappa accurata e dettagliata. Non è assurdo quindi che qualcuno decida o venga mandato a risolvere il problema e mappare il Mega Dungeon. La motivazione specifica del perché qualcuno voglia mappare il Mega Dungeon dipende dall'ambientazione, ma volendo fare degli esempi, il Mega Dungeon normalmente è una struttura sotterranea e quindi esiste sotto qualcos'altro.
Non sarebbe così assurdo pensare che qualunque sia l'autorità di superficie, il re, il sindaco, quello che è, una volta scoperto che sotto il suo dominio ci sia un mega dungeon, ne voglia avere una mappa o almeno la mappa della parte che ricade sotto la sua giurisdizione per sapere che cosa ci sia all'interno, se ci sono delle possibili ricchezze o se ci sono dei possibili pericoli. Questo potrebbe anche avere delle brutte conseguenze se quella zona del Mega Dungeon è già abitata da qualcuno che probabilmente ha un'opinione diametralmente opposta su chi siano i reali signori del territorio e chi sia all'interno della giurisdizione di chi. Il fatto però è che gli insediamenti all'interno del Mega Dungeon, per via della penuria di risorse dall'ambiente ostile, in linea di massima tendono a essere più piccoli e poveri di quelli della superficie. E tra l'altro, questo potrebbe essere un'ulteriore motivazione per cui gli avventurieri possano essere mandati a mappare il dungeon. Magari mentre erano nel dungeon per altri motivi, incontrano un'enclave di abitanti locali che chiede loro di fornirgli le mappe del resto della struttura, che non è più difficile o più facile da mappare per loro che per gli altri, ma gli avventurieri magari sono professionisti dell'avventura e quindi sono meglio preparati, e soprattutto se nel dungeon ci sono più fazioni in lotta tra di loro, gli avventurieri come parte neutrale potrebbe avere comunque più possibilità di portare a termine la missione. Avere una mappa del Mega Dungeon potrebbe anche servire per identificare possibili risorse o strutture che potrebbero essere di interesse per qualcuno. Magari il Mega Dungeon contiene ancora dei luoghi, antiche officine, antichi impianti di produzione, riserve di conoscenze, comunque zone che qualcuno potrebbe avere interesse a controllare e magari rimettere in funzione. Ma al di là di questo, il Mega Dungeon stesso potrebbe essere una risorsa, dato che consiste fondamentalmente di una serie di stanze e corridoi che si estendono in alto e in largo sottoterra. Magari per quanto il Mega Dungeon possa essere ostile, passare attraverso il Mega Dungeon e quindi avere una mappa precisa delle sue direttive potrebbe permettere anche a luoghi di superficie di collegarsi tra di loro, magari passando sottoterra perché la superficie esterna per qualche motivo è ancora più ostile o troppo complessa da poter navigare in sicurezza. Pensate a come la Compagnia dell'Anello abbia alla fine dovuto attraversare il Mega Dungeon di Moria perché superare le montagne da sopra era virtualmente impossibile, quindi hanno dovuto passarci da sotto. Senza contare che ambientazioni, soprattutto come quella di D&D o affini, prevedono la presenza di diverse razze che vivono interamente o quasi interamente nel sottosuolo. Quindi il Mega Dungeon, estendendosi anche verticalmente, potrebbe trasformarsi in una direttiva di commercio naturale per permettere alle razze della profondità di commerciare con le razze della superficie. O, dato che molte di queste razze del sottosuolo non è che siano delle persone così affabili e simpatiche, potrebbe essere sfruttato come passaggio per raggiungere la superficie e portare a termine altri tipi di incanti. Magari la locale matrona Drow vuole una mappa del Mega Dungeon per trovare un percorso che permetta ai suoi schiavisti di raggiungere la superficie e rapire dei poveri contadini nella notte. O il malvagio barone vuole avere un modo per andare a depredare l'enclave dei nani che vive al di sotto delle sue terre e si rifiuta di pagargli il giusto tributo. Al di là dell'uso che si voglia poi fare di questa mappa, magari la mappatura del Mega Dungeon non è il principale interesse dei giocatori, ma qualcuno che abbia scoperto che il party sta per avventurarsi nel Mega Dungeon potrebbe contattarli e
e offrirsi di pagarli o offrire qualcos'altro in cambio delle mappe che riporteranno poi una volta usciti. O al contrario, qualcuno che quelle mappe ce le ha, ma non vuole che altri abbiano le stesse informazioni, potrebbe essere interessato a trovare un modo per fermare il party di avventurieri per impedirgli di diffondere il segreto su quale sia l'unica strada percorribile per attraversare il Mega Dungeon, per esempio. Sempre restando in tema di possibili applicazioni militari, il Mega Dungeon viene a trovarsi per la sua natura a metà strada tra la superficie e l'Underdark, il regno delle creature sotterranee, perché non è avvezzo all'ambientazione di D&D. Questo lo trasforma in un naturale imbuto e passaggio obbligato per qualsiasi operazione militare dal sottosuolo alla superficie e viceversa. E di conseguenza c'è un forte interesse per chiunque a renderlo una testa di ponte da cui lanciare ulteriori operazioni. Magari i Drow non vogliono solo mandare in superficie qualche squadra di schiavisti a trascinare dei contadini urlanti in una loro enclave sotterranea per schiavizzarli. Stanno progettando una vera e propria invasione militare del regno di superficie. Di conseguenza, il Mega Dungeon potrebbe essere una naturale direttiva d'attacco. Ma vista la sua natura labirintica, potrebbe essere un ottimo posto sia dove casermare le truppe in attesa dell'ordine d'attacco, sia un posto estremamente facile da fortificare per resistere a un possibile contrattacco. Sarebbe infatti estremamente facile sbarrare corridoi e riempirne altri di trappole e con un minimo di esplorazione trovare anche quali sono i punti migliori per tendere un agguato e rendere praticamente impossibile a un'eventuale rappresaglia raggiungere l'enclave dei Drow e anche solo il passaggio di truppe dall'altro verso. Ovviamente questo funziona in entrambi i lati, anche il regno di superficie avrebbe interesse a occupare il Mega Dungeon, sia per poter lanciare operazioni militari nell'Underdark, ma anche solo per poter negare la possibilità agli abitanti del sottosuolo di utilizzarlo per le loro truppe. Al di là di tutto questo, il Mega Dungeon è comunque una grossa struttura sotterranea che è difficile sia da esplorare sia anche da scansionare per la superficie, anche solo per lo spessore di roccia che c'è tra il Mega Dungeon e il resto del mondo. Per cui potrebbe essere interessante per un regno spostare lì parte delle proprie truppe per nascondere in realtà la reale entità delle proprie difese o usarlo per spostare velocemente le truppe da una parte all'altra o compiere attacchi di guerriglia, senza contare che potrebbe avere qualcosa da nascondere, magari vuole costruire laboratori per la ricerca di armi, armamenti, magari armi armamenti illegali che vanno contro determinate convenzioni di guerra, e il Mega Dungeon sarebbe un posto ottimo perché difficilmente lì qualcuno potrebbe andare a controllare cosa succede veramente. Ovviamente non sono solo governi ed eserciti a volersi nascondere, ci sono un sacco di ottimi motivi per farlo anche nell'impresa privata, mettiamola così. Praticamente in qualsiasi ambientazione esistono gruppi di interesse che per un motivo o per l'altro non possono agire liberamente all'interno della società. Organizzazioni criminali, società segrete, cultisti di cose che gli umani non dovrebbero nemmeno immaginare, e tutta un'altra pletora di personaggi poco raccomandabili che potrebbero trovare la sicurezza e la segretezza del Mega Dungeon un'ottima risorsa per poter portare avanti i loro malvagi intenti senza venire disturbati dagli altri. All'interno del Mega Dungeon potrebbe essersi venuto a creare un intero ecosistema con molte di queste organizzazioni
che o sono in contrasto tra di loro per contendersi le risorse del Mega Dungeon, o magari sono arrivate a collaborare per creare un insieme molto più pericoloso la somma delle sue parti. Magari all'interno del Mega Dungeon c'è la base delle operazioni di una gilda dei ladri che lavora come cartello di contrabbandieri e usa la segretezza e soprattutto i percorsi labirintici del Mega Dungeon per spostare merce da una parte all'altra del regno senza venire a essere visti, e in questo modo possono trasportare sostanze illecite, cose pericolose o anche solo evadere le imposte di commercio. Questa gilda potrebbe aver scoperto ed essere poi entrata in contatto con un gruppo di cultisti dei signori dei demoni che hanno trovato qualche stanza particolarmente arcana e blasfema all'interno del Mega Dungeon in cui hanno alzato la loro cattedrale alle potenze infernali, e che tengono lì i loro rituali blasfemi e che usano la gilda dei contrabbandieri per essere riforniti delle loro sostanze esoteriche o delle loro vittime sacrificali e quello che è. E magari entrambe queste organizzazioni sono in rapporti grossomodo pacifici con un'enclave di orchi o qualche altro tipo di umanoidi malvagi che abitavano nel Mega Dungeon per motivi loro, e che adesso lavorano come picchiatori e muscoli in affitto per le due organizzazioni quando c'è la necessità di fare le cose in maniera più pesante. Il party potrebbe essere mandato nel Mega Dungeon appunto per sgominare o per spiare una di queste organizzazioni e poi scoprire l'esistenza delle altre come colpo di scena, o al contrario potrebbe essere parte di una di queste organizzazioni ed essere nel Mega Dungeon appunto per cercare di interlacciare rapporti diplomatici con altri gruppi malvagi. Ovviamente non sono soltanto i gruppi malvagi e i criminali ad aver bisogno di nascondersi, anzi, in molte ambientazioni ci sono organizzazioni e gruppi di interesse magari molto più positivi, ma che per un motivo o per l'altro è meglio per loro stessi che agiscano in segretezza. Il gruppo di partigiani ribelli che combatte contro il tiranno potrebbe nascondersi all'interno del Mega Dungeon e usare i suoi cunicoli per sbucare all'improvviso sulla superficie e fare attacchi di guerriglia per poi di nuovo sparire nei meandri della terra quando le truppe del malvagio barone cercano di andare ad arrestarli. Magari il gruppo degli schiavi in fuga è riuscito a nascondersi nel Mega Dungeon e adesso lì ha creato un piccolo collettivo, un piccolo insediamento che magari funziona come un vero e proprio underground network in cui aiutano schiavi dalla superficie a scappare e poi usando il Mega Dungeon li portano fuori dai confini del regno, magari in altri regni dove la schiavitù è illegale. Nella pratica, qualunque gruppo sia per qualunque motivo discriminato o perseguitato nei regni della superficie o magari anche nelle nazioni dell'Underdark, se per questo, potrebbe trovare nel Mega Dungeon un rifugio dove poter vivere le proprie vite senza venire toccato da la morale o dalla religione dominante nella zona intorno. Anche in questo caso, gli avventurieri potrebbero far parte di uno di questi gruppi o, al contrario, far parte di uno dei gruppi che li perseguita ed essere lì proprio per trovare e catturare queste persone. Abbastanza scontato, ma è intrinseco al concetto di Mega Dungeon stesso e quindi va citato, il Mega Dungeon infine potrebbe essere una fonte virtualmente illimitata di tesori e ricchezze. A livello più banale, il Mega Dungeon potrebbe per un motivo o per l'altro essere stipato di armi e oggetti magici che gli avventurieri vogliono andare a saccheggiare, sia per tenerseli, sia per rivenderli agli abitanti di superficie o del sottosuolo. Ma potrebbe anche avere al suo interno tesori di natura meno pratica,
magari è possibile trovarci oggetti d'arte o quelli che sono in tutto e per tutto dei reperti archeologici, che magari non hanno uno scopo utile per i personaggi giocanti, ma potrebbero avere un enorme valore economico. Magari un sacco di nobili sarebbero disposti a pagare per un antico vago di coccio trovato nel Mega Dungeon solo per metterselo in soggiorno e vantarsi con i propri amici di quanto è raffinata ed esotica la propria collezione di oggetti ancestrali. Il Mega Dungeon poi potrebbe contenere anche cose di estremo valore, ma non così palesi o non così facilmente trasportabile. Al di là, l'abbiamo detto nello stesso video, la struttura del Mega Dungeon stesso è un'opera di ingegneria fenomenale, quindi scoprire come è stato costruito e cercare di ricreare quelle tecniche potrebbe avere un intrinseco valore per tutti gli ingegneri e gli architetti della zona. Ma nei meandri del dungeon potrebbero ancora trovarsi antiche biblioteche piene di pergamene magiche che derivano da una tradizione arcana oramai andata perduta, o potrebbero esserci ancora banchi di server che possono contenere dati su tecnologie rare o andate scomparse. Il party potrebbe andare a esplorarlo perché è interessato ad avere queste conoscenze o perché è mandato da qualcuno che è interessato a recuperare questa sapienza perduta o esoterica. Volendo essere più gretti, il Mega Dungeon, soprattutto se popolato, potrebbe avere un suo valore intrinseco come mercato, magari per lo scambio di risorse difficilmente acquistabili da altre parti. L'abbiamo detto nello scorso video, il Mega Dungeon per la sua natura ha proprio un ecosistema e un clima particolare che rende praticamente impossibile recuperare al suo interno alcune risorse. Magari un enclave di nani che ha stabilito un insediamento nel Mega Dungeon per rimettere a posto la loro dimora ancestrale e portare avanti operazioni di scavo potrebbe pagare a peso d'oro formaggi, frutta e miele, che sono cose che non possono coltivare all'interno del Mega Dungeon, o potrebbero essere molto interessati a scambiarli con oggetti o semilavorati di fattura nanica incredibilmente eccellente, che per loro sono sempre un sottoprodotto di operazioni di scavo alla ricerca di qualcosa di molto più prezioso. Ma per gli abitanti di superficie potrebbero avere un valore enorme, e quindi una carovana di mercanti che scende dal Mega Dungeon e scambi mezza tonnellata di formaggio con mezza tonnellata di asce di fattura nanica dal valore inestimabile potrebbe essersi messa a posto, se non per tutta la vita, per una buona parte di essa. Gli avventurieri potrebbero essere loro stessi quei mercanti o più semplicemente essere ingaggiati come avventurieri professionisti per fare la guardia alla carovana che comunque dovrà muoversi all'interno dell'ambiente estremamente ostile del Mega Dungeon, sia per arrivare dai nani che per ritornare alla superficie. Come ho detto, questi sono comunque solo alcuni dei possibili esempi su come potete utilizzare un Mega Dungeon come vostra ambientazione o come parte di una vostra ambientazione, e sono anche quelli più semplici da inserire. Volendo, si potrebbe andare avanti all'infinito. Magari la gente è costretta a vivere nel Mega Dungeon perché la superficie è stata distrutta da una guerra atomica o da una catastrofe magica, o magari il Mega Dungeon è l'unica cosa che esiste. Pensate a una quest ambientata interamente nel piano elementare della Terra. Non c'è una superficie, non c'è un Underdark, esiste solo un intero mondo fatto da camere, corridoi e grotte che si uniscono tra di loro. Diciamo che a voler andare oltre questo video davvero durerebbe un'eternità ed è già durato fin troppo, quindi per questa settimana la finiamo qua. Ci saranno altri video in argomento, non li ho ancora scritti, li vedrete al più presto. Fino ad allora, comunque, come sempre, la parola sta a voi. Ditemi voi come vorreste utilizzare o avete utilizzato un Mega Dungeon nella vostra ambientazione.
o per quale motivo non volete utilizzare un Mega Dungeon. Come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete un like e condividetelo, che aiuta a crescere il canale. Iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere notifiche. Se le notifiche non vi arrivano, in descrizione trovate i link al gruppo di Telegram e al server di Discord, dove le metto io manualmente, e trovate il resto della community del Master Kai. Io sono il Master Kai e noi ci vediamo nel prossimo video.